Sera! Buonasera! Che novità? Abbiamo direi quasi un nuovo candidato, Un nuovo vecchio candidato o un vecchio nuovo candidato? Non lo so, un candidato Giorgio Napolitano. Ah, una novità alla grande! Tornato oggi in Senato, è andato a fare la fila alla mensa. Ha mangiato, pasto da 4-5 euro. E secondo me di questi tempi, visto che scricchiola anche il patto del Nazareno. Viene scritto, ha votato l'Italicum, ormai è tutto blindato, Berlusconi ormai sta in maggioranza. È diventato il partito del Nazareno, come ha scritto Antonio Polito, però poi le ali, le frange, non c'è più la maggioranza senza Berlusconi. Esatto. Quindi Berlusconi oggi governa con... Regge il governo. E quindi il nome di Napolitano, insomma, è il nome che è il più occidentale, no? Dei comunisti. Degli comunisti o ex comunisti. Quello che post-comunista. Ricevuto i complimenti di Obama, di tutto il mondo occidentale, di tutto il mondo della finanza, dei poteri forti. Piace quindi, a tutti i poteri forti. Piace ai poteri forti, quindi piace, come abbiamo detto, a chi ha le chiavi del potere in mano, perché se non piaci all'America, Wall Street, alle banche, alla finanza, quindi e a chi le rappresenta, cioè al lembo di Occidente, in terra di Oriente, a Israele, dove vai? Da nessuna parte. Una volta si diceva, no, quasi in termini di disprezzo sei un ebreo, e oggi invece dobbiamo anche stare, perché la cosa è cambiata, oggi certo. Più si dice sei un musulmano per dire che sei un terrorista, ma le cose sono molto cambiate. Anche se abbiamo già visto che i musulmani hanno molto in comune con gli italiani. Vabbè, è una cosa circolare in realtà, no? Certo. È uno scambio continuo, un dare e avere. Comunque pure nel passato qualche altro politico italiano ha cercato di sdoganarsi. Beh, innanzitutto direi Gianfranco Fini. Mi ricordo. Fini è andato, si è messo il cappelluccio lì, è andato a omaggiare i morti della Shoah, questi giorni qua certo. Proprio siamo in tema. E questo per dire che se non passi lì, in questo setaccio, in questo imbuto, dove vai? Da nessuna parte, anche perché lo sappiamo, pure le 10 maggiori banche americane hanno proprietà israeliana, quindi c'è poco da fare, insomma, o comunque di origine israeliana. Wall Street, la finanza, JP Morgan, Rockefeller, tutti lì stanno. Certo. Quindi altrimenti dove va? Chi ti finanzia? Chi ti dà credibilità? Con tutto il bene che vogliamo a... Oh, però c'è pure un altro post comunista che si è sdoganato in America, ha comprato appartamento a Manhattan. Ma sai, Veltroni era più anche lui, no? Quello che ha rinnegato subito il comunismo, prima con la Nutella, poi le figurine, insomma alla fine che ha fatto? Ha comprato una bella casa a Manhattan. E quindi ha rifiutato subito Veltroni come doveva andare. E Cossiga col K, ma te lo ricordi Cossiga col K, la K, le K? No, intanto adesso inauguriamo il filone degli ex presidenti della Repubblica, perché noi di questo parliamo sì, oggi, no? Sì, quindi sì. Cossiga è stata proprio l'espressione di quella democrazia cristiana retta e mantenuta dagli americani, dai soldi degli americani, cioè dai soldi delle banche degli americani, cioè sempre dallo stesso pozzo se andava a prendere. Così che è scritto con la K, poi le due S come l'SS, insomma è stato fatto quando era ministro degli interni, è stato fatto a pezzi. Poi è diventato presidente della Repubblica, ha preso tutta un'altra piega, no? Sì, sì. Con le sue esternazioni clamorose. Che poi iniziano tranquillamente e poi si trasformò in picconatore a metà mandato. Insomma, beh, lì forse c'era qualche altra cosa, sì. Qualche altro problema, ma insomma il background, la formazione politica era molto chiara, evidente. L'espressione era questa, forse non direttamente l'espressione della Trilateral o di altri organismi, questi giorni siamo a Davos, ma insomma... Sì. Sempre lì stiamo. Ma un altro ex presidente massacrato da questo punto di vista fu il buon Leone. Leone fu distrutto da una campagna di stampa dell'Espresso. Venne accusato di aver preso le mazzette, le tangenti della Lockheed per costruire gli aerei, cose di questo genere. A distanza di 20-30 anni, quindi poi si dovette dimettere,
e invece a distanza di 20-30 anni praticamente uscì assolto da tutte le accuse, ma non gli è servito a niente, né a riabilitarsi né personalmente né politicamente, ed è rimasto, ecco, un presidente rimosso dalla storia dei presidenti della Repubblica, ma alla fine forse non è stato nemmeno il peggiore di tutti quanti gli altri, anche lui l'espressione di una, ecco, la DC meridionale, che poi espresso questi grandi uomini politici, non parlo di Leone, ma comunque di una serie di uomini politici. Ciò non vuol dire che Leone non lo sia stato, però ecco, è stato fatto a pezzi anche lui soltanto perché, vabbè, d'altra parte aveva rapporti con quell'entourage. La grande industria, come oggi c'è, no? Ci sono Google, Yahoo e altri, all'epoca c'erano la Lockheed, Boeing e via discorrendo, sempre. Su questo argomento ci furono pure le scuse postume di Pannella e Labbonino, che all'inizio lo massacrarono e poi dovettero prendere atto. Probabilmente troppo tardi. Uno che non è stato presidente della Repubblica, suo malgrado e con suo sommo dispiacere, ma solo presidente del Consiglio, è Berlusconi, ma pure lui, tra virgolette, ebreo. È proprio l'espressione del capitalismo italiano, del successo, insomma, della persona che ha sposato quella immagine, non quell'immagine naturalmente di un po' ridanciana, perché gli ebrei tutto sono meno che, però di un uomo che non, come dire, non. Che pensa al business, dai, fa business, fa bene, un uomo d'affari, un imprenditore che poi si dà la politica. Fu una cosa di rottura all'epoca, ma oggi le cose ovviamente sono cambiate e di molto. Però il tuo candidato in petto, sempre D'Alema, allora che come fa ad essere a piacere, come fa a essere sempre tra virgolette ebreo? Quindi come fa a piacere a quella parte, visto che è nato alla scuola delle frattocchie? Ma lui intanto ha preso, secondo me invece, proprio da quel rigore, da quella scuola, da quel pragmatismo, sta sempre attento, molto guardingo, no? Perché poi gli assalti ne ha subite tante, come deve essere un premier israeliano che sa che in ogni momento può saltare per aria. Quindi si deve parare, si sa parare. Sa costruirsi una rete di alleanze, a destra e a manca naturalmente questo, no? Come ogni buon premier appunto israeliano deve fare. Ma guarda tutti come se fossero potenziali nemici? Sono tutti, non potenziali, sono proprio nemici. Proprio nemici. Questa è la prima regola, no? Anzi, i primi nemici sono i tuoi amici, quelli che c'hai dentro casa, dentro al partito. Ecco, gli ortodossi, per dire, gli ortodossi ebrei. Vogliamo mettere oggi gli ortodossi del PD. Lui è un ortodosso del PD. E quindi sa bene queste cose. Certo, come i talebani musulmani, siamo sempre là, e c'è solo modo di chiamarli differentemente. La storia insegna, quindi sotto questo punto di vista D'Alema è sempre un maestro, perché lui c'ha queste alleanze forti con gli Stati Uniti, con la City, da mo' che ha cominciato D'Alema. Sì. Beh, del resto quando ha fatto il presidente del Consiglio già aveva ben coltivato. Eh sì, ma fu quello anche uno scandalo quando lui andava alla City di Londra, no? Ti ricordi questo fatto? Sì, ovviamente, ecco, i puri e duri dicono: oh, ma come? È un comunista? Ma così funziona, così va il mondo. Ma del resto devi andare Wall Street e alla City. Se vuoi governare è così. Se vuoi fare posizione per tutta la vita. Allora, oggi dove vai? Oggi vai a Bruxelles? E con chi parli? Con Schulz! Vabbè, però nei termini con cui ha fatto Renzi è bello. Solo così ci vuole. Bravo Renzi. Grande Renzi! Ci sei piaciuto forte. E poi? Beh, tra il giornalismo sicuramente Giuliano Ferrara è l'epigono, no, di questo. Però pure lui è ex PC, nasce PC e poi. Ma non stiamo dicendo che è un caso. La disciplina, il metodo, lo studio, eccetera, vengono insomma tutto da quel filone, da quella cosa. E quindi Ferrara non ha mai fatto mistero, invece uno dei pochi ha fatto outing, nel senso, sì, io sono per l'America, per Israele. Non per tutto questo buonismo che si è manifestato, salvo poi retromarce clamorose di questi giorni, cioè quando succedono queste cose, gli attentati, che sono cicli, no? Cioè, dopo l'11 settembre siamo tutti americani, poi non si dimentica. Poi adesso siamo tutti francesi, ce ne dimentichiamo. Invece Ferrara è stato
rimane fermo sulle sue posizioni. Gadlene, vabbè, è nato là, non nemmeno lo prendiamo in considerazione. Ho invece un altro dei candidati in pectore come Presidente della Repubblica, l'attuale Presidente del Senato, Grasso. Beh, Grasso, diciamo, Kissinger è una persona imperturbabile, no? Pure Kissinger, Kissinger è breve, vabbè, chiaro, no? Ma se no che ci... e dove vai? E dove ti presenti? Io questo parallelismo sicuramente lo farei, e non credo che possa dispiacere a Grasso, no? Io credo che sia, anzi. Un complimento! Penso che Kissinger, insomma, è stato l'uomo del disgelo con la Cina. Pensa un po' tu nel 73-74 come aveva visto lontano Kissinger. Infatti. Noi siamo oggi, insomma, siamo... di che stiamo parlando? E vabbè, allora concludiamo questa chiacchierata con un sunto. Ieri eravamo tutti musulmani, oggi siamo tutti ebrei. Beh, soprattutto di questo periodo. Chi vuole diventare il Presidente della Repubblica è chiaro che, insomma, deve cercare queste amicizie, non per avere i soldi per la campagna elettorale per il Quirinale. No. Però se dopo, insomma, vuoi avere una presenza nel mondo, vuoi essere tenuto in considerazione, certo. Devi comprare, insomma, il giro si comincia da lì, dall'America e dagli alleati dell'America, certo. Che è Israele. Decisamente sì. Bene. Allora chiudiamo dicendo: l'Italia ha dato tanto al patrimonio, alla cultura, alle scienze, alle arti, però i più grandi forse pensatori del secolo scorso sono stati Einstein e Freud, che erano ebrei, è chiaro. Quindi questa è. Va bene, allora per le candidate al Quirinale ci risentiamo la settimana prossima. Sì, settimana prossima vediamo che cosa porta il weekend e commenteremo tutto. Va bene, buona serata. Francio Spagna, perché se magna e dopo il ballottaggio ballo.